Reggio intitola una delle vie del rione Marconi al maresciallo Gaetano Marrari, capo delle guardie del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza, definito da molti storici come l'unica isola di democrazia durante gli anni del fascismo. E all'interno delle celebrazioni che ricordano la Shoah ebraica è proprio sua figlia a raccontare l'uomo che rese la vita dei deportati più dignitosa. Avevano avuto il permesso di costruire le sinagoghe, avevano il permesso di costruire le scuole, tant'è vero, immaginate che c'era anche l'asilo infantile, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore. E chi insegnava in queste scuole? Gli internati stessi erano liberi, ognuno lavorava come voleva. Una testimonianza diretta perché tutta la famiglia di Marrari viveva all'interno del campo. Negli annali rimane la bandiera gialla, simbolo di un'epidemia di colera che il maresciallo fece innalzare fuori dal campo per evitare l'entrata dei tedeschi. Una messa in scena che salvò la vita a tantissimi prigionieri ebrei. Il loro esempio non si è demandato soltanto alla tradizione popolare, ai racconti magari che ne fanno i parenti o le persone che li hanno conosciuti, ma rimangano a imperitura memoria per tutte le future generazioni. Da Reggio Calabria per la CNews 24.